Ecco, Baldelli, le conclusioni per lei, così poi la lasciamo libero agli altri suoi impegni. Sì, insomma, ecco, al di là della filosofia della magia sulla legge Biagi, insomma, che non mi sembra un qualcosa di molto originale, visto che la tesi che l'ultrasinistra ha sempre sostenuto nel corso della scorsa legislatura. E comunque, come dire, le deleghe sulla riforma degli ammortizzatori sono state una pila assolutamente altissima. Quella di Damiano è stata una delle più recenti, ma se guarda la storia delle deleghe sugli ammortizzatori sociali, come dire, ce n'è un'infinità. Al di là di questo, io non so come intenda immaginare il risparmio o la spesa dei soldi. È ovvio che ogni governo fa delle scelte quando investe denari e quando cerca di intervenire per situazioni di crisi o situazioni di difficoltà. Far fallire l'Alitalia non sarebbe stato certamente un elemento di sollievo per la crisi, perché avremmo avuto decine di migliaia di dipendenti a spasso e quindi, insomma, credo che prendere come esempio l'Alitalia forse sia uno degli elementi più sbagliati. Evidentemente noi abbiamo una esigenza di riforma degli ammortizzatori sociali che si potrà fare in un periodo non di crisi, perché in un periodo di crisi il rischio è la cronicizzazione delle influenze negative della crisi, cioè dare la sensazione, ricordiamo che la flessibilità nasce come meccanismo di ingresso nel mondo del lavoro. Se la flessibilità si irrigidisce, noi perdiamo l'elemento virtuoso della flessibilità. In tempo di crisi, e voglio dire, io oggi ho attaccato personalmente Franceschini dicendo che fa un po' demagogia sulla pelle dei precari. Ricordo semplicemente che nella scorsa legislatura col governo Prodi, per aumentare, diciamo, per abbassare l'età pensionabile a più o meno 60-70 mila dipendenti del privato, si fece una riforma del sistema di pensioni, l'abolizione del cosiddetto scalone Maroni, che in realtà pescò dai fondi che servivano per la previdenza dei cosiddetti precari, appunto, pescando per 10 miliardi, di cui almeno un terzo, dai fondi dei precari. Quindi, come dire, questo PD e questa sinistra che ha sostenuto il governo Prodi, che ha fatto un'operazione in realtà di ruberia del futuro dei cosiddetti precari, è una sinistra che non ha titolo né a parlare di precariato, perché poi ha fatto una battaglia vergognosa contro la legge Biagi. La devo interrompere perché andiamo in pausa pubblicitaria. Qua si preparano le risposte da parte dei nostri ospiti al suo intervento. Se vuole ci ricolleghiamo telefonicamente dopo la pubblicità, Beh, altrimenti. ma io voglio dire, non è che qua siamo ognuno che risponde. Io ho fatto una risposta all'ultimo intervento della Va Madia, bene, va spero bene. che mi Allora ci riguarda. saranno. Io saluto gli spettatori per la Perfetto, pazienza e grazie. grazie dell'attenzione. Grazie Buonasera. a lei, buonasera, arrivederci. Modello danese, Ma in che modo guardi, potrebbe essere io credo importabile? che diciamo, la filosofia, l'obiettivo della flexicurity che troviamo in Danimarca, ma che appunto l'Unione Europea ci dà proprio come un orientamento da attuare, sia molto chiaro: flessibilità come opportunità, ma determinate sicurezze base per tutti, cioè non ci possono essere persone senza determinate sicurezze. Dopodiché, come attuare la flexicurity o flessicurezza, per dirlo all'italiana? Ecco, questo può essere oggetto di dibattito, cioè non è detto che noi dobbiamo prendere quel modello, il modello danese, e portarlo in Italia, anche perché poi ogni paese ha le sue caratteristiche, la sua storia, la sua cultura. Però certamente dobbiamo dare alla flessibilità che c'è oggi in Italia delle sicurezze che oggi non ci sono. E guardi, questo io ribadisco, lo voglio ridire adesso che siamo a fine trasmissione, credo che sia la priorità della politica oggi, perché le conseguenze poi sono in tutti i settori. Cioè, l'Italia è il paese che ha la più bassa natalità d'Europa. Le giovani coppie in Italia non hanno più il coraggio di mettere al mondo dei figli perché il nostro sistema del mercato del lavoro non consente di avere delle sicurezze da qui a dopodomani. Quindi è chiaro che non si ha lo slancio per mettere su famiglia, per realizzare dei progetti di vita. E la non realizzazione di progetti di vita è la non realizzazione di un sistema paese. Quindi partiamo proprio dal lavoro, dalle riforme strutturali del mercato del lavoro, dalla realizzazione di una flexicurity all'italiana per poter poi migliorare tutti i settori e tutti gli aspetti delle nostre vite.